Mi candido alle primarie del centro-sinistra per la scelta del candidato sindaco di Monteroni d'Arbia. Lo faccio perché insieme ad altri abbiamo sentito la necessità di dire basta a chi trasformava un diritto in un dovere assoluto rispetto alla possibilità di avanzare delle candidature o rispetto alla possibilità e l'accesso selezionato alla discussione che riguardava le scelte del nostro Paese. Credo che una comunità vada ricostruita, una comunità che sia coesa, dove non ci sia nessuno che ha dei privilegi, dove a ogni cittadino il sottoscritto non risponderà mai male, ma dove non ci sarà allo stesso tempo nessun cittadino rispetto al quale mi toglierò il cappello. Questo è il motivo per cui noi dobbiamo provare a ricostruire una coesione, facilitare la partecipazione, costruire un percorso condiviso, come dire, far ritornare tutti i cittadini e le cittadine di Monteroni a contribuire alla determinazione del futuro del nostro Paese. Ci sono, per quanto ci riguarda, delle priorità. La prima forse delle priorità, il lavoro, quello che ci può dare la possibilità di costruire un progetto di vita autonomo. Su questo si concentreranno le nostre attenzioni, saremo accanto alle attività produttive, favoriremo il mondo dell'impresa, lavoreremo e destineremo tutte le nostre attenzioni all'attrazione degli investimenti sul nostro territorio. Beh, ci sono anche altri aspetti. Il nostro comune, la nostra comunità ha bisogno di tornare a vivere, ad essere vivace. Per questo con le attività commerciali discuteremo, ci confronteremo per costruire insieme dei momenti di vita. Credo ci sia un altro aspetto, visto anche la competenza quasi esclusiva, importante, forse una delle più importanti delle amministrazioni comunali, l'urbanistica. Su questo mi sento di dare un messaggio molto chiaro. Basta con l'urbanistica contrattata. Non è più possibile che ci siano dei cittadini che si dannano l'anima semplicemente per aprire una finestra nella propria abitazione ed altri che allo stesso tempo hanno la possibilità di coltivare importanti e cospicui interessi sul nostro territorio. Beh, credo che sia davvero giunto il momento, con grande entusiasmo, determinazione, contraddistinti da un elemento che ci dovrà caratterizzare, una grande trasparenza, una stanza come il comune che dovrà diventare come un palazzo di vetro, essere visibili, un'attività quotidiana, costante, al fianco dei cittadini e delle cittadine. Quindi con grande determinazione, convinzione e lasciatemelo dire, anche con grande passione, tutti noi proveremo davvero a voltare pagina.